Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Il vento forte soffia su tutta la regione, portando con sé freddo e temperature in picchiata. Campofelice questa mattina, tragedia sfiorata quando il tetto di uno chalet in legno si è staccato per la forza del vento, finendo addosso ad un ragazzo che transitava poco lontano. Disagi in tutta la regione con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Il servizio di Alfredo Primante. Tragedia sfiorata a Campofelice, dove è volato via il tetto di uno chalet della stazione sciistica, con le macerie che sono andate a finire addosso ad un ragazzino che transitava poco lontano. Il giovane poi è stato soccorso ed estratto vivo da sotto le macerie senza aver riportato gravi conseguenze. Questa è forse l'immagine più impressionante dell'ondata di maltempo in Abruzzo, con raffiche di vento che hanno superato di gran lunga i 100 km/h. Anche se la stazione sciistica aquilana è stata preventivamente chiusa proprio per le condizioni meteo avverse, erano presenti alcune persone che hanno ripreso e messo in rete il video. Al momento non si riescono a quantificare i danni per stabilire quando gli impianti potranno riaprire. A Roccaraso sospesi i campionati italiani master di slalom, troppo pericoloso gareggiare con il vento forte di Grecale. Assieme al vento dai quadranti nord-orientali è arrivato anche il gelo, con le temperature vicine allo zero scese anche di 10 gradi rispetto a ieri. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, ad Avezzano interrotte alcune strade per alberi caduti e guaine precipitati da tetti scoperchiati. A Magliano dei Marsi un cavo dell'energia elettrica è caduto in strada. Sulla A25 danni alla copertura di un autogrill nella Marsica. A Lanciano e nei comuni limitrofi alberi caduti per fortuna senza conseguenze per gli automobilisti. A Pescara il comune ha disposto tramite apposita ordinanza la chiusura dei parchi e dei cimiteri della città per tutta la giornata a titolo precauzionale e la sabbia ha invaso tutto il lungomare. Problemi anche per il porto con alcune imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, ma a qualcuno il vento forte è piaciuto. Un temerario, infatti, lungo le coste di Pescara ha fatto evoluzioni da Oceano Pacifico con il kitesurf. L'Associazione Vittime Riunite d'Italia, AVRI, ha tenuto questa mattina a Pescara un incontro per presentare le sue iniziative in Abruzzo. Presenti anche Fabiola Bacci, mamma di Jennifer Sterlecchini, e Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, due giovani donne vittime di femminicidi e violenza e che hanno chiesto un fermo no allo sconto di pena per crimini efferati. Il servizio di Paolo Renzetti. Noi siamo qui oggi per portare il nostro contributo a questi due casi, siamo qui oggi per presentarci alla città, ma siamo anche qui oggi purtroppo anche dopo l'ennesimo crimine che è successo ieri a Teramo. A Teramo ieri un'altra donna è stata vittima di un'aggressione, è stata presa a coltellate e noi siamo qui oggi per testimoniare a questa donna, alla sua famiglia che ci siamo, ma siamo disponibili a sostenerli e a seguirli. L'AVRI nasce proprio per questo, per creare disegni di legge a tutela delle vittime, per dare assistenza legale e psicologica, ma soprattutto perché in Italia serve riportare la bilancia dalla parte di Abele e non solamente di Caino. Noi ci auguriamo che il rito abbreviato nelle prossime settimane al Senato venga approvato. Fabiola insieme a Jonathan, insieme a Pescara siete stati protagonisti di una grande raccolta di firme, quasi 40.000 firme raccolte a Pescara in Abruzzo e in tutta Italia. Le abbiamo portate proprio di recente alla presidenza del Senato per spingere che venga calendarizzato questo incontro. Noi siamo molto molto convinti che entro aprile possa essere approvato. Io ho molta rabbia come mio figlio. Non accettiamo queste cose, ma non le accettiamo non solo per Jennifer, ma non è giusto per tutte le donne, per tutti gli omicidi che vengono commessi. Noi vogliamo la certezza della pena, cioè se ti danno 30 anni tu te li devi fare tutti. Questo noi stiamo chiedendo. Sia io che mia mamma, che poi di conseguenza tutti i nostri amici e tutta Italia si è unita a noi, al nostro dolore. Non è giusto che dei crimini così efferati e premeditati abbiano il diritto di avere uno sconto di pena. Ad oggi sappiamo che anche con la chiusura dell'incidente probatorio che Anna è stata fatta bere, quindi violentata, stuprata da un rumeno, da due rumeni, e ad attualmente dopo un anno e mezzo io non so se questo rumeno sappiamo che è ancora a piede libero. Noi vogliamo leggi esemplari, condanne esemplari, non più sconti di pena, perché io ad oggi non posso sapere che mia sorella è sottoterra e lui è ancora libero.
Noi vogliamo l'estradizione dalla Romania di questa persona, perché attualmente lui è fermo in Romania, e vogliamo, ripeto, condanne esemplari. Ed ora la politica. La Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato il presidente della Regione Abruzzo e 30 consiglieri regionali eletti con il voto del 10 febbraio scorso. 18 sono i consiglieri della maggioranza di centrodestra, 13 delle minoranze. Oltre al presidente eletto Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, la maggioranza è composta da 10 consiglieri della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 Azione Politica, 1 UDC, DC Idea. Nessuna sorpresa dell'ultima ora, anche tra le fila di Forza Italia, dove entrano sia Febbo che Sospiri. La componente di minoranza del centro-sinistra, guidata dal candidato presidente giunto secondo Giovanni Legnini, è composta dal PD con 3 seggi, da un consigliere della lista Legnini presidente ed uno di Abruzzo in comune Regione Facile. La minoranza si completa con 7 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il coordinamento provinciale della mozione di Fianco a Fianco Pescara per Martina ha presentato alla stampa i 5 candidati all'Assemblea nazionale del Partito Democratico che sostengono la candidatura di Maurizio Martina alla guida del Partito Democratico. Si tratta di Gianluca Fusilli, Paola Marcheggiani, Antonio Di Marco, Romina Di Costanzo e Daniele Giangiulio. Il servizio di Paolo Renzetti. Fusilli, quali i motivi della scelta di aderire alla mozione di Martina? Due motivi molto semplici. Il primo è che non ho mai amato i partiti leaderisti intesi di leadership della comunicazione. E Maurizio è una persona mite, una persona competente, magari meno affascinante di altri, ma molto concreto. La seconda ragione è perché ci ha messo la faccia in un momento difficile, dopo il 4 di marzo. Ha commesso anche qualche errore, ma lo ha fatto con lealtà ed entusiasmo. Io credo che lui abbia le capacità, il diritto e il dovere di continuare questo percorso di ricucitura di una comunità ampia come quella che il Partito Democratico merita. Noi non abbiamo la competizione, come a volte viene manifestata, tra i candidati più in vista a queste primarie. Noi abbiamo l'ambizione di portare a sostenere Martina, insieme a tanti altri amministratori, amici, un'idea che farà grande il Partito Democratico insieme alle altre mozioni, che sicuramente riusciranno ad abbracciare altri mondi che evidentemente riescono meglio di Martina in alcuni casi a tenere dentro un progetto nazionale. Noi abbiamo anche la sfida di fronte alla quale ci poniamo, che è quella di rimettere in gioco il sistema Italia rispetto a un governo attuale che non dà quella fiducia che evidentemente da più parte dell'Italia incomincia a venire fuori una precarietà che sempre più sarà difficile governare nei prossimi mesi. Quindi noi dobbiamo essere preparati a un'azione amministrativa e di governo che nel prossimo futuro ci potrà riguardare di nuovo. La FIOM-CGL provinciale dell'Aquila lancia l'allarme sul futuro dello stabilimento industriale El Foundry di Avezzano. Per noi Christine Santucci. Non si calmano le acque attorno alla El Foundry, infatti la FIOM-CGL questa volta denuncia un nuovo rallentamento nella produzione. Ma noi come FIOM-CGL siamo stati sempre critici rispetto alla situazione, tanto è vero che non abbiamo firmato gli accordi l'accordo sulla CDS, che fondamentalmente perché non si vedeva un orizzonte, una via d'uscita. Non è chiaro il percorso, non è chiaro che fine fa il sito. C'è molta incertezza e rischiamo di guardare il dito e non la luna. C'è bisogno di un governo che si assuma la responsabilità su questa storia qui, perché questa è una fabbrica di cinesi. I cinesi devono dire che cosa vogliono fare di questo sito, che è una ricchezza per la Marsica, per il territorio, per tutta l'intera provincia, per le persone che ci lavorano e tutto l'indotto. Come FIOM-CGL avete provato già ad interfacciarvi con il nuovo governo regionale? Come FIOM-CGL abbiamo spinto per andare al Ministero dello Sviluppo Economico e parlare direttamente con il governo nazionale. Per quanto riguarda la regione siamo stati in campagna elettorale fondamentalmente, abbiamo incontrato tutti gli interlocutori. Adesso che si è insediato un nuovo consiglio regionale, mi pare in questi giorni, anche la regione deve fare la sua parte. Ma il punto non è il contratto di solidarietà, che se tu fai un contratto di solidarietà
al fine di sistemare una situazione è un discorso, ma a occhi chiusi non è così. Archiviata dalla Corte dei Conti la procedura di infrazione che era stata aperta per il bilancio del comune di Pescara relativamente al 2014, quando al governo c'era il centrodestra. Lo hanno annunciato questa mattina i consiglieri comunali di Forza Italia. Per noi Paolo Renzetti. Antonelli, qual è la situazione dei conti del comune di Pescara? Manca poco al termine della legislatura, c'è anche una buona notizia, diciamolo subito. La buona notizia è che era stata avviata nel 2015 a seguito di un'ispezione del Ministero, del MEF, una procedura di infrazione nei confronti del comune di Pescara per un contestato sforamento del patto di stabilità. La procedura si è chiusa sia da parte del Ministero che da parte della Procura della Corte dei Conti con esito negativo, nel senso che le delucidazioni fornite dal Comune hanno dimostrato che non c'era stato nessuno sforamento del patto di stabilità. Quindi i conti che abbiamo lasciato nel 2013, diciamo a metà del 2014, erano conti in ordine. C'è poi la questione del predissesto in corso, su cui è intervenuta la Corte Costituzionale dicendo che la norma che permette di spalmare su 30 anni il debito pregresso è incostituzionale e quindi bisognerebbe che il legislatore tornasse su queste decisioni. Questo potrebbe creare un problema al Comune di Pescara, ma anche qui abbiamo fatto degli approfondimenti. Al momento non c'è nessun rischio che la situazione finanziaria del Comune ne risenta. Certo, c'è una situazione di grande attenzione, immagino che l'amministrazione che verrà sarà un'amministrazione che dovrà prestare maggiore attenzione di quanto abbia fatto Alessandrini rispetto alla tenuta dei conti della serie. I soldi, soprattutto quando abbiamo dei debiti, non possono essere spesi per andare in vacanza, ma dobbiamo garantire servizi migliori sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo ai nostri cittadini. Questa mattina Pescara è stata ufficialmente riaperta al traffico via Trieste, affidato ai ragazzi della scuola elementare di via Milano il taglio del nastro. Sono terminati i lavori di riqualificazione di via Trieste e la strada è stata riconsegnata alla cittadinanza. Sì, in una giornata un po' freddina con i bambini della scuola qui di via Milano che si affaccia su un lato, riconsegniamo alla città un'arteria, diciamo, centrale che abbiamo riqualificato pensando ad una funzione ibrida, in qualche modo una pavimentazione a raso, continuerà ad essere una strada percorribile dalle auto, ci si potrà parcheggiare, ma è ovvio che vale anche a pensare al futuro perché in qualche modo essa è già naturalmente predisposta per le pedonalizzazioni. I centri urbani sono così sovente oggetto di pedonalizzazioni, penso che anche noi qui su Pescara siamo sulla buona strada. Ai ragazzi della scuola elementare di via Milano è stato dato il compito di dettaglio del nastro. È stato dato questo compito perché vogliamo in qualche modo che amino anche loro gli spazi pubblici, che sono gli spazi di noi tutti e che dobbiamo preservare, perché poi questi bambini crescono e diventano i cittadini di domani e penso che è importante cominciare dalle scuole, fare un po' di educazione civica, si chiamava così un tempo. Ed ora ci spostiamo all'Aquila, dove domenica 3 marzo torna l'appuntamento con la quinta edizione del Carnevale in Piazza Duomo. Questa domenica invece ci saranno i carri allegorici in centro città. Il servizio di Daniela Rosone. Domenica 3 marzo Piazza Duomo si riempirà per la quinta volta di maschere, colori, stelle filanti e coriandoli grazie al carnevale che ancora una volta l'Associazione Mamme per l'Aquila con il Comune, presieduta da Valeria Baccante, ha messo in piedi. Ci saranno bambini, mamme e papà, ma anche nonni, tutti mascherati e vestiti a festa per riportare la vita nel centro storico. L'evento è nato anche per questo e per questo si mantiene nel centro della città. Non mancheranno l'animazione e personaggi più amati dai bambini. L'evento si svolgerà dalle 10 alle 13 circa. Parallelamente a questo c'è anche l'evento più strettamente organizzato dal Comune dell'Aquila per il cartellone carnevalesco, che prevede domenica 24 febbraio invece la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro storico, dalle 15 dalla Fontana Luminosa sino ad arrivare in piazza. L'appuntamento è alla seconda edizione, vedrà il carnevale abruzzese con sfilata di maschere della tradizione a cura di Pantarei, il carro allegorico ispirato alla carica dei 101 portato in strada dalla Proloco di Coppito e ancora la sfilata dei bambini in musica grazie alla Wisp e appunto Luce, con il carro della Proloco Piana di Roio ispirato agli anni 30 invece. La compagnia teatrale delle Sette Ville si occuperà della sfilata Allegro Corteo Funebre di Re Carnevale e poi i bandierai dei Quattro Quarti daranno vita al carnevale Fantasy Medievale.
Nell'ambito del progetto di salvaguardia, tutela e valorizzazione della patata rossa di Villa Celiera, l'amministrazione comunale del paese Vestino ha incontrato i produttori locali per pianificare nuove strategie per arrivare a costruire un'associazione per la valorizzazione di questo prodotto tipico. Il servizio di Vestina News. Il progetto di valorizzazione di questo prodotto d'eccellenza rientra sempre nel progetto di valorizzazione dell'intero comprensorio, della nostra comunità. Io, sono fermamente convinto che a Villa Celiera si può continuare a vivere, ma non a Villa Celiera, in questi piccoli paesi. Sono paesi veramente che hanno tanta voglia di raccontare la propria storia, le proprie origini, le proprie tradizioni, di far conoscere proprio le nostre eccellenze. E io sono fermamente convinto che grazie a queste eccellenze, grazie alle nostre peculiarità del territorio, possiamo veramente rimanere a Villa Celiera, ma viverci in modo da essere invidiati dagli altri concittadini e da coloro che stanno nelle grandi città e lungo la costa. Tanti produttori qui hanno accettato il vostro invito questa sera per parlare di una possibile associazione che potrà nascere per la valorizzazione proprio di questo prodotto. Ma ripeto, perché noi dei paesi, forse noi delle zone interne, siamo attaccati al nostro territorio, siamo attaccati a questi luoghi e forse anche loro si stanno rendendo conto che o invertiamo la rotta o iniziamo a mettere in campo iniziative concrete, oppure ci starà veramente poco da aspettarsi e poco da illudersi. Quindi dobbiamo metterci al lavoro e dobbiamo portare in alto il nome di Villa Celiera. Tante idee, tante cose da fare con questa associazione che potrà nascere, per arrivare dove? Per arrivare ad identificare questo prodotto con Villa Celiera, cioè quando si parlerà di Villa Celiera si dovrà parlare necessariamente di questo prodotto, oppure quando si parlerà di questo prodotto la mente dovrà tornare a Villa Celiera. Ed ora la pagina sportiva. In Serie B tra poco in campo Pescara Padova allo stadio Adriatico, sesta giornata del girone di ritorno del campionato cadetto. Alla fine di questo telegiornale spazio a diretta stadio per vivere tutte le emozioni della partita dei biancoazzurri. Ed ora andiamo in Serie D, sarà Francavilla-Avezzano la partita di Serie D che domani catalizzerà molte delle attenzioni della giornata numero 29 del girone F. Trasferte molisane per Notaresco e Pineto. Giulianova e Vastese invece vanno in Romagna. Il servizio di Jacopo Forcella. Il derby del Valle Anzuca prenderà tutti o quasi i riflettori della giornata numero 29 in Serie D. A Francavilla infatti arriva l'Avezzano, corroborato dal successo con la San Giustese di domenica scorsa, che coincideva peraltro con l'esordio di Gianluca Colavitto sulla panchina bianco-verde. Ma di fronte c'è il Francavilla, che in questo frangente, se non è la squadra del momento, poco ci manca. L'11 di Paolo Racchini non sbaglia più un colpo, ha trovato in Dos Santos una miniera di reti, può contare nuovamente su Palumbo e Banegas a pieno servizio e ha agganciato il terzo posto il gruppone formato da Notaresco e San Giustese. A proposito di Notaresco, alle 15, quindi con mezz'ora di ritardo rispetto all'avvio delle altre gare, scende in campo al nuovo Romagnoli contro il Campobasso. Sfida tutta rosso-blu in un momento in cui la formazione di Mirko Cudini sta vivendo un momento di leggera flessione. L'obiettivo salvezza è stato ampiamente centrato, ma le due sconfitte consecutive con Isernia e Matelica, benché di misura, richiedono un'inversione di rotta, perché la zona playoff è patrimonio che la società, presidente Di Giovanni in primis, vuole salvaguardare. Terminata la carrella per la gara col Francavilla, invece il Campobasso è lanciatissimo in un rincorso partita già all'inizio anno con i due punti di penalizzazione. Fine il girone d'andata e inizio di quello di ritorno, monster per i molisani, unico neo la sconfitta sul campo della Savignanese. Per il resto 8 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 13 giornate. Il Molise va anche il Pineto, al Lancellotta di Isernia però, che sul proprio campo si è già presa gli scalpi di Vastese, Avezzano e Notaresco. Campo complicato quello bifernino per gli uomini di Amaolo, che non ha ancora tutta la rosa a disposizione, ma che ha ritrovato Marianeschi a centrocampo, che domenica ha fatto vedere quanto sia mancato fino a questo punto. Ancora out Amadio e Ciarcelluti, i pinetesi si affidano alla vena realizzativa di Tomassini, cannoniere indiscusso della sua squadra, e a quella compattezza che ha permesso ai biancazzurri adriatici di rimanere sempre attaccati al treno degli spareggi.
Il Giulianova va a Sant'Arcangelo dopo il pari interno dei Recanati, ma soprattutto tre giorni prima della semifinale di andata con il Messina di mercoledì, il serale del 27, l'appuntamento principe della stagione, ma anche non fallire in Romagna ha un'importanza capitale per la truppa di Dario Bolzan, che conserva un vantaggio minimo ma fondamentale sul gruppone destro della classifica che sta cercando di risalire. I romagnoli per conto loro hanno appena interrotto una serie impressionante di risultati negativi, 12 sconfitte e 9 pareggi nelle ultime 21 uscite con la vittoria di Castelfidardo. Sono formazione ridimensionata nel corso della stagione, ma comunque temibile, specie sul loro terreno. Infine la Vastese, impegnata proprio in Romagna, Martorano, sul campo della Savignanese, terreno complicato e ne sa qualcosa. Il Campobasso, che lì ha perso due domeniche fa dopo una grande rimonta. Peraltro la Romagna ha appena scottato gli aragonesi, sconfitti a San Mauro Pascoli alla seconda di ritorno. Il successo con l'Iserne davanti al proprio pubblico, benché silenzioso, è una boccata d'ossigeno per Fabio Montani e i suoi. Non fare il risultato pieno sarebbe stato disastroso. Ma anche se giorni fa questa squadra ha dimostrato che appena cala la tensione rischia tantissimo, anche partendo con tre gol di vantaggio. Manuzzi e Longobardi sono gli uomini da tenere maggiormente d'occhio. Uscire con un buon risultato darebbe un'ulteriore spinta verso la salvezza. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.